La cultura e la conoscenza, gli strumenti che la Polizia di Stato di Messina ha messo in campo per aprire la mente delle future generazioni alla riflessione, al coraggio, al rispetto degli altri e alla tolleranza. È con questo obiettivo che prende il via il progetto Pretendiamo Legalità a scuola con il commissario Mascherpa, promosso dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza con la collaborazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La Questura di Messina ha deciso di dedicare l'iniziativa alla memoria di Boris Giuliano, figura molto cara anche alla città dello Stretto, consapevole dell'importanza di modelli sani per la costruzione di una coscienza civile contro ogni forma di sopruso. L'esempio di un uomo coraggioso che potrà aiutare i giovani ad essere protagonisti attivi e consapevoli di un vero cambiamento all'insegna della legalità. Imparare dal passato per costruire il futuro, per valorizzare ogni giorno le regole della convivenza, il senso di giustizia ed il corretto rapporto con le istituzioni. Funzionari ed operatori a tal fine, attraverso una serie di incontri che si terranno presso la caserma della Polizia di Stato Calipari, metteranno alla prova l'acume investigativo degli studenti di Messina e provincia, partendo dall'analisi di casi concreti ed illustrando l'attività di indagine svolta per risalire responsabili. Indignare mostrando le ingiustizie per rendere più consapevoli e liberi, questo il filo conduttore del progetto. Ad aiutare ed ispirare i ragazzi il commissario Mascherpa, protagonista del fumetto ad episodi edito in esclusiva dalla rivista Polizia Moderna. Al progetto è abbinato un concorso i cui elaborati saranno premiati tanto a livello provinciale quanto nazionale. Domani mattina, 14 febbraio, il primo appuntamento. Protagonisti, gli studenti dell'Istituto Comprensivo Tre Mestieri.